The winner of the 2011 Barclaycard Mercury Prize is PJ Harvey. PJ Harvey è la prima artista che per la seconda volta ha vinto il prestigioso premio Mercury in Gran Bretagna, un premio che deve al suo nuovo album Let England Shake. L'autrice 41enne era stata premiata 10 anni fa con la sua opera Stories from the City, Stories from the Sea. L'ultima volta che ho vinto era stato l'11 settembre del 2001. Ero a Washington e osservavo l'incendio del Pentagono. Adesso mi sento molto meglio. Sono accadute molte cose negli ultimi 10 anni. Questo nuovo album mi è costato molta fatica. È stato un processo importante per me. Volevo fare qualcosa di nuovo e soprattutto di significativo, non solo per me stessa, ma anche per i miei fan. L'album, secondo quanto sostiene l'autrice, riassume la sua indignazione per l'invio di truppe britanniche in Afghanistan ed Iraq. Il singolo di spicco si intitola The Words That Make It Murder. Cerco di fornire un punto di vista umano alle cose. Non sono un politico, non ho un linguaggio politico, tuttavia so parlare in modo appassionato. Quel che mi interessa è ciò che si è scritto in ambito militare e civile da anni a proposito della guerra. Sono le stesse parole che oggi si adoperano per descrivere le guerre moderne. Per questo le canzoni del mio disco contengono adattamenti delle voci di allora, che nelle loro epoche descrivevano le guerre in atto. Basically adopting those different voices and just telling the story of what they saw and what it was like. Harvey conclude il suo tour autunnale con altre piazze in Gran Bretagna, Svezia, Norvegia, Repubblica Ceca, dopo essere stata in Francia, Spagna, Germania, Italia e non solo.